Buongiorno ragazzi, oggi vi portiamo con noi al mercato di Chivasso, vi mostriamo quanto è grande e quante cose buone e belle ci sono e vi mostriamo anche che cosa prenderemo noi oggi. Il mercoledì il mercato qui a Chivasso è enorme, praticamente questo è il lato dove ci sono tutti i vestiti e anche altri articoli, tende, tovaglie, borse, di tutto e di più. E quindi queste bancarelle occupano tutto questo viale fino in fondo alla strada. E poi il mercato continua. Con la parte di frutta e verdura. E ci sono comunque tantissime persone, nonostante siamo ad agosto e dovrebbero essere tutti in vacanza, invece c'è tantissima gente. Questo è praticamente il mio mondo di fiori e piante. Ogni volta vengo qui quando devo prendere dei fiori, delle piante per la casa. Guardate che belle queste piante. Che vedi? Si chiama. Diana piacciono le piante, quindi siamo venuti qua. Questa è la Guzmania. Cosa prendi, Diana? Bella questa. Una Guzmania. Questa è una Guzmania. Cosa Dai. Sarebbe? Ce lo puoi spiegare? Una pianta esotica. Sì. Bagnarla poco. Bagnarla poco, ok. Ok. Guardate quanti bei fiori e delle belle piante. Guardate che belle. Pensate che il mercato di Chivasso è uno dei più importanti antichi nella zona, con origini che risalgono al Medioevo. Ci sono tantissime bancarelle con vestiti belli. Io ogni tanto prendo qualcosa qui quando vedo qualche vestito o maglia che mi piace. Poi il mercato è affiancato da questa parte, che sarebbero i portici, dove ci sono tantissime pasticcerie, bar, negozi. Molto carina come zona. Incontri amichevoli al mercato. Siamo quasi arrivati nella piazza principale della chiesa, dove però il mercato continua sia a destra che più avanti. Quindi prima eravamo lì nella piazza della chiesa, poi abbiamo girato qui a destra, dove il mercato continua con varie bancarelle, sempre abbigliamento piuttosto che artigianato. Siamo arrivati nella zona frutta e verdura. Diana, che cos'è che dobbiamo prendere oggi? Allora, io devo prendere della frutta. E un po' di verdura, non tantissimo perché abbiamo già fatto la spesa l'altro ieri, però la frutta non l'ho presa, quindi voglio prendere delle pesche, magari una piccola anguria, un melone, vediamo cosa troviamo. In questa zona non vendono solo frutta e verdura ma anche altre cose, per esempio miele, pure saponi, tisane, tante cose belle, interessanti. In questo banchetto per esempio vendono miele. Delle pesche volevo. Gialla? Sì. Che ti do questo spicchio qua? Sì, questo, perfetto. Ecco. Io ho il carrello qui pronto da riempire. Ho preso anche un po' d'uva, la moscato bianca che mi piace tantissimo, sia nera che bianca. E vai, ho preso tutta la mia frutta preferita. Siamo arrivati alla fine del viale di frutta e verdura. E qui continua ragazzi, c'è ancora. Di solito in questa piazza ci sono molti più banchi, però adesso siamo ad agosto, quindi sono in vacanza. E ora andiamo a casa, anche perché io ho voglia di una bella fetta di anguria. Non molto rinfrescante. Siamo arrivati a casa, ci tagliamo una bella fetta di anguria, anzi una fetta a testa. Buonissimo. Wow, che buona l'anguria.